Buonasera e ben ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Intanto ricordo ai nostri telespettatori appunto che possono contattarci telefonando al numero che vedono in sovrimpressione, che è lo 0721 86 14 33, oppure potete inviarci anche un messaggio con WhatsApp al 338 49 68 250. Come potete vedere Seri questa sera non è solo, perché è partita ufficialmente oggi l'iniziativa Sindaco per un giorno. Giorgia Chiara Baldarelli, ciao Giorgia, che frequenta l'Istituto Olivetti, oggi ha affiancato in tutti i suoi impegni amministrativi il Sindaco Massimo Seri. Com'è andata questa giornata? È pesante a quest'ora, però molto bene, sono soddisfatta, sì. Giorgia rimarrà con noi per la prima parte di questo programma, perché ovviamente domani c'è scuola e la giornata è stata appunto molto impegnativa. Quali sono stati, Sindaco, gli appuntamenti a cui ha partecipato? Beh, lei mi ha seguito dal primo momento, dal primo appuntamento della giornata e fino a qua. È stata una giornata impegnativa perché ci sono state alcune coincidenze, alcuni incontri, purtroppo alcune sono prolungati, non l'ho fatta neanche cenare, senza cena, abbiamo mangiato, abbiamo pranzato di corsa, abbiamo preso un primo la piazzetta Marconi di fronte al comune, però penso per lei sia stata una bella esperienza perché si è resa conto di quella che è il ruolo che un amministratore, che un sindaco svolge ed è anche il senso di questa iniziativa che voglio dedicare da qui a fine anno, un giorno al mese ad una persona, ad un cittadino fanese di qualsiasi età, quindi abbiamo deciso di iniziare con uno studente perché la scuola ha un significato, è la base del nostro futuro, è l'investimento che una società deve fare, allora partendo dalla scuola si voleva anche dare un segnale di questo tipo. Però ecco, è una giornata che un cittadino, che può essere un pensionato, un professionista, una casalinga, un giovane, un disoccupato, un professionista, insomma, chi ha piacere di fare questa esperienza, una giornata con il sindaco per rendersi conto un po' di quelle che sono le sue mansioni, di quello che è il ruolo, di come è percepito, di cosa significa stare all'interno dell'amministrazione, può fare questa esperienza, lo può segnalare la sua disponibilità e noi poi sorteggiamo fra le persone, certo, che hanno dato la loro disponibilità. Ricordiamo anche l'indirizzo, che è sindaco@comune.fano.ps.it, oppure telefonando al numero 0721 887 264, oppure 887 201. Giorgia, raccontaci anche qualcosa di questa giornata, che cosa ti è rimasto? No, una giornata davvero interessante, soprattutto una di queste riunioni che ho avuto, che riguardando le coste, cioè sistemare dopo quello che era successo, almeno siamo vicini all'estate, quindi di conseguenza è giusto anche che attiri il turismo, però certo, le coste più sono pulite più è meglio. Benissimo, parliamo allora della costa, visto che ci siamo. Che incontro c'è stato questa mattina? No, questa mattina c'è stato un incontro importante che avevamo programmato e devo dire che stiamo mantenendo anche la tabella di marcia. E con il professor Mancinelli del Politecnico di Ancona, che sta seguendo tutta la progettazione della difesa della costa, del scogliere, dell'intervento di 3 milioni che dobbiamo affidare entro la fine dell'anno. Siamo a buon punto, entro la fine del mese, anzi c'è già la data, il 30 consegneremo in regione il progetto definitivo, questo perché dallo screening di via la regione ci ha chiesto di passare a procedimento di via che richiede altri mesi di percorso amministrativo. Il lavoro sta procedendo, ci ha dato dei buoni suggerimenti, adesso faremo un ulteriore passaggio in regione la prossima settimana con l'ARPAM per definire anche alcuni aspetti onde evitare di trovare impicci o sorprese strada facendo, perché non dobbiamo lasciare nulla al caso, non vogliamo arrivare con affanno alla scadenza, perché come sappiamo noi dobbiamo affidare i lavori entro il 15 dicembre di quest'anno.
Ne abbiamo dato notizia anche questa sera durante il nostro telegiornale. Il governo ha negato lo stato di emergenza per il maltempo, invece lo ha riconosciuto all'Emilia Romagna. Che cosa ne pensi? Questa ne penso male, perché onestamente non vedo la differenza dei danni e del tempo che c'è stato sulla costa romagnola rispetto alla costa marchigiana. Spero che si mobilitino subito i nostri parlamentari, ma so che il candidato presidente della regione Ceriscioli si è già adoperato col sottosegretario Gozzi per verificare come mai ci sia stato un riconoscimento per la costa della regione dell'Emilia Romagna e non per quella delle Marche, quando, ripeto, il fenomeno, quella forte mareggiata ha colpito tutta la costa adriatica e tutta la costa marchigiana, non soltanto la provincia di Pesaro, ma anche la parte più a sud delle Marche. Quindi questo non è un bel segnale, è un segnale di disparità. Quindi già appena ho avuto modo di sentire la notizia, mi sono preoccupato di segnalarlo e domani provvederò anche a sollecitare, ripeto, anche altri parlamentari. Abbiamo qualcuno al telefono, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Zanobi, chiamo qui da Rosciano. Sì. Allora, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Desidero avere una risposta a queste due domande. Sì. Avete criticato tanto la giunta Cucci, cercando sempre il pelo nell'uovo per chiedere le loro dimissioni, e io mi ricordo bene, io premetto che sono stato sempre di sinistra, sì, sì, sì. Ho votato solo la giunta Guzzi al momento suo, perché sennò sono stato sempre dissolnato di sì, sinistra. Sì. Perché le loro dimissioni? Perché non facevano niente per gli abitanti di questo comune? Sì. Ora ci sono i presupposti per chiedere le vostre. Se i cittadini in questi giorni hanno dato uno sguardo ai giornali, invece questa giunta sieri non ha continuato neanche i lavori iniziati, da cui interquartieri, aeroporto, caserma, vigili del fuoco e sanità. Siete interessati solo alle manifestazioni tra queste e la Notte Rosa. E noi presto cammineremo nelle strade con le macchine al posto delle ruote e i singoli. Date una risposta a quello che volete fare, quello che fate, quello non lo so. Ci ascoltiamo. Bene. Arrivederci. Grazie. La ringrazio. Beh, intanto mi dà motivo di spiegare alcune cose. Noi cerchiamo di portare a termine tutta una serie di progetti che purtroppo non sono arrivati a conclusione. Interquartieri, i lavori sono ripresi, però purtroppo parliamo di interventi che prevedono un'uscita importante in termini economici per l'amministrazione comunale, che ha già accantonato, ma per effetto del patto di stabilità queste risorse non possono essere utilizzate. Allora c'è anche un tema di programmazione quando queste cose, questi interventi, questi investimenti vengono previsti, si iniziano, si deve avere anche la programmazione e la capacità di poterli pagare poi, onorare quelli che sono gli appalti. Detto questo, noi ci siamo ritrovati questa eredità che cerchiamo di portare a termine. Io mi sono già mosso in questi giorni, ripeto, i lavori sono già ripartiti perché abbiamo già rimesso a disposizione una parte di risorse e la settimana scorsa sono stato a Roma proprio per cercare di avere maggiori spazi finanziari del patto di stabilità per poter inserire questa opera, perché altrimenti è inutile prendersi in giro. Io dico che ci diciamo la verità per le cose che sono. Se non ci sono questo sblocco, questa apertura di spazi finanziari del patto di stabilità, ovviamente i tempi si allungano, noi dobbiamo diluire i lavori perché diluiamo i pagamenti. Mentre ci sono tutta una serie di altre iniziative, come questa della difesa della costa, il tema del dragaggio del porto sulla quale stiamo lavorando e che hanno anche delle scadenze che abbiamo programmato, a giorni dovrebbe arrivare, ho ricevuto proprio questa mattina una telefonata, quindi do un'anticipazione direttamente anche a voi, di Fano TV, lo dico ai cittadini. Io ho sempre paura di dare delle date perché quando te le comunicano altri non dipendono da te,
Poi magari non lo mantengono, la colpa è la tua che l'hai detto. Però proprio oggi ho ricevuto la telefonata del Ministero delle Infrastrutture che mi hanno garantito che lunedì o martedì la prossima settimana ci verrà inviata la bozza definitiva della convenzione per le opere compensative. Qui parliamo di 55 milioni di interventi che sono cantierabili entro l'anno nella nostra città. E qui diventa questa una bella risposta anche a quello, tutto il tema della viabilità. Oh, poi c'è un tema delle buche, il signore ha perfettamente ragione, io passo per le macchine, cioè per le strade, vado con la macchina, quindi diciamoci la verità, se ci sono le risorse si è bravi, se non ci sono non si è bravi, nel senso le buche sono una questione di carattere economico. Noi dobbiamo affrontare, stiamo affrontando in questi giorni la stesura del bilancio. Do solo un dato, perché poi alla fine è questa la sostanza. Se noi consideriamo la spesa del 2014 e la previsione delle entrate del 2015, noi abbiamo una differenza in negativo di meno 4,5 milioni. Quindi significa che, abbiamo già detto e ho detto per quello che mi riguarda, non un centesimo in più si può chiedere ai cittadini, anzi semmai si deve togliere un centesimo, per cui queste vanno recuperate con tagli della spesa, con razionalizzazione, con ottimizzazione dell'organizzazione. Alcune azioni sono già partite, porteranno già da subito alcuni risparmi, però dobbiamo tagliare e tra queste risorse ovviamente ci hanno meno disponibilità anche per le manutenzioni, per il taglio dell'erba. Faccio un esempio, anche il discorso del taglio dell'erba. L'estate scorsa noi avevamo le risorse finanziarie per un taglio per tutta l'estate rispetto agli anni precedenti dove c'erano le risorse per tre tagli. E voi capite, quando si hanno solo quelle risorse bisogna fare delle scelte. Ci sono ancora queste squadre di manutentori? Ci sono queste squadre. Adesso voglio garantire, perché abbiamo girato delle risorse all'assessorato ai lavori pubblici. In questo momento stanno lavorando tre squadre che vanno a coprire le buche nelle strade. Sono queste tre, ovviamente partono da parte e arrivano dall'altra. Poi purtroppo... Certo. Sono delle stagioni anche sfortunate, perché la pioggia fa la differenza, con tutti i temporali che ci sono stati, inevitabilmente hanno arrecato ulteriore danno, ha peggiorato la situazione delle nostre strade. Però ecco, su questo, come tutte le cose, ovviamente ci si insedia, non è che la settimana dopo, un mese dopo, le cose vanno, si semina in un campo, il seme va coltivato, va innaffiato, va seguito, poi si raccoglie il frutto. Arriva un momento che magari i frutti si raccolgono tutti insieme, si sta una stagione ad aspettare che il frutto cresca e stiamo arrivando alla raccolta di alcuni frutti che faranno bene alla nostra città. Però purtroppo non dobbiamo dimenticare quella che è la situazione che noi stiamo vivendo. A quella situazione, proprio in queste ore, abbiamo notizie che avremo ulteriori tagli dalla regione nel settore del sociale. Voi immaginate una situazione come questa, avere ulteriori tagli, e abbiamo sentito anche dal governo, dal DEF, sembra che possano esserci ulteriori tagli di trasferimenti, minori trasferimenti a quelli che erano stati preventivati, quindi per noi, per le amministrazioni, è una situazione difficilissima. Certo, per quanto riguarda le buche, che ci arrivano davvero tantissime segnalazioni, avevate annunciato che i lavori sarebbero partiti dopo Pasqua. Sì, allora, anche questo è vero, il 15, quindi do anche qui una data, c'è l'incontro per programmare i giorni successivi le prime vie, che in realtà gli uffici hanno già programmato, devono incontrarsi con la ditta, c'è un elenco di strade, partiranno da subito 300... Forse ce l'abbiamo, se 300, la regia riesce a recuperarci. Adesso non so l'ordine cronologico di quell'elenco, partiremo penso dalla zona vicino all'ospedale, pronto soccorso, perché passano Eccole anche qua. Le ambulanze. Interverremo su alcune strade anche periferiche che sono impraticabili, e il signore che ha telefonato dice tra un po' ci vogliono i cingoli in il trattore in alcune strade, ed è vero, perché non è che ci nascondiamo dietro un dito, i problemi esistono e noi ne siamo consapevoli. Quindi partiranno da subito 300.000 euro di lavori di asfaltature per poi proseguire con altre 500.000 euro, ripeto. Dopo dobbiamo sempre barcamenarci con le quote di patto di stabilità, che sono un po' il nostro tallone d'Achille. Prima sono stati citati gli interquartieri, quelli a che punto sono? Il lavoro degli interquartieri? Esatto. Beh, lì adesso hanno rifatto il manto sotto, stanno lavorando. Come ho già detto, abbiamo inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di avere la copertura dello spazio finanziario, cioè risorse che noi abbiamo ma che sono bloccate al patto di stabilità,
Se riusciamo a farci sbloccare questo, effettivamente in tempi rapidi, e ovviamente non sono un mese i tempi certo. rapidi, perché la struttura e l'intervento è importante, però in tempi ragionevoli si può arrivare veramente all'ultimazione definitiva. Altrimenti, se questo non dovesse accadere, dovremmo diluire i tempi, però ovviamente i lavori non è che si interrompono, proseguono più lentamente, diciamo. Certo, a tal proposito c'è una segnalazione, ci dicono a causa dei lavori degli interquartieri non c'è più spazio nella fermata dell'autobus in zona Trave, quella utile agli studenti per recarsi a Lanuti. Sì. I genitori chiedono se si può spostare la fermata dove era prima, che era situata, se non sbaglio, davanti la chiesa, o almeno di provvedere ad una copertura, ecco, stiamo vedendo le immagini, ad una copertura mentre sì. questi ragazzi attendono l'autobus. Beh, posso prendermi l'impegno di parlarne con il direttore dell'AMI, perché questo è un servizio che fa AMI, l'azienda di trasporto, con la quale noi dialoghiamo, anche, stavamo ragionando, abbiamo già ragionato anche per altre pensiline che pensavamo di spostarle, però dobbiamo concordarle con AMI, perché è di loro competenza, quindi eccomi. La cosa me la segno e la settimana prossima la verifico. Ok, ecco, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Prego signora, dica pure. Guardi, io chiamo da Fano. Sì. 15 giorni fa è morto mio marito. Sì. Scusi, sono un po' emozionata. No, un po' nervosa. Anzi, faccio anche le condoglianze, onestamente. Sì. Allora, è morto mio marito, io a Rociano non ho trovato un posto per seppellirlo, neanche sottoterra. Com'è possibile questo? Bene, grazie signora. Sì, questo è un problema serio, purtroppo, di spazio. E diceva un'altra volta c'è anche su a Carignano. Sì, c'è a Carignano, cioè ci sono necessità di interventi al cimitero dell'Ulivo. Purtroppo quando per troppi anni questi lavori non si fanno, poi arriva il momento in cui ci si ritrova ad attraversare nell'emergenza. C'è un piano di intervento, noi abbiamo destinato delle risorse per fare degli interventi in questi cimiteri, però finché non approviamo il bilancio, e soprattutto anche queste rientrano nelle quote di patto di stabilità, che sono, ripeto, quello che ci vincola e ci condiziona nel nostro agire. Però abbiamo destinato delle risorse per interventi importanti, proprio perché c'è la necessità di dare spazi. E aggiungo anche, perché l'altra volta quando sono venuto avevano sollecitato il tema dei cancelli. Allora, esatto, il cancelletto infatti era si stato, ripropongono questi ecco, temi. Allora, così anticipo una telefonata. Il cancelletto del cimitero centrale l'ho comunicato la volta scorsa ed è stato aperto successivamente il giorno che avevo indicato. Quello di Rociano? Quello di Rociano, ho già stanziato le risorse, qui parliamo di piccole risorse, ho riparlato stamattina con il funzionario e sta procedendo con la riparazione, alcuni piccoli interventi certo. di piccola manutenzione, considerato anche due piccole telecamere che metteremo agli ingressi di questi. Bene, sempre per quanto riguarda il cimitero di Rociano, ci dicono che al padiglione 4 non è possibile accedere per i disabili e gli anziani con difficoltà. Un problema che si ripropone anche al cimitero centrale, avevamo dedicato un servizio, insomma. Ci sono troppe barriere architettoniche. Sono alcune barriere architettoniche, ci sono anche alcune situazioni di marciapiedi che non sono, che hanno bisogno di manutenzione. Tra quegli interventi di piccola manutenzione intendevo anche questi. Non tutti, perché onestamente non abbiamo le risorse sufficienti per farlo in tutti, però per alcuni interverremo. Adesso il padiglione 4 onestamente mi sfugge. E lo segnalerò all'ufficio competente per capire se è un problema strutturale importante oppure con un piccolo accorgimento si può superare certo. questa barriera, che penso sia un diritto della persona. Bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buonasera, sono buonasera. Il Bravo. Prego. Io volevo chiedere quando è possibile ripristinare i lavori sulla pista ciclabile del Fenile. Sì. Sì, ce l'ha accennato prima sì, il sindaco. Allora, in teoria i problemi non è che si sono fermati, si sono interrotti perché noi abbiamo fatto una scelta di intervento attraverso la collaborazione della provincia, utilizzando il personale, i mezzi, le strutture della provincia. Così facendo spendiamo meno e riusciamo a fare quest'opera.
Il problema nasce quando ci sono delle emergenze, purtroppo il maltempo delle ultime settimane ha portato delle frane, che anche voi avete richiamato in più occasioni, che hanno chiuso delle strade, hanno richiesto degli interventi immediati, e quelle persone che lavoravano sulla pista ciclabile Trave Fenile sono dovute andare ad intervenire su queste frane, su queste emergenze. Quindi inevitabilmente i tempi sono un po' più lunghi rispetto ad una scelta che si poteva fare a monte di un appalto diretto, solo quello sarebbe costato certo. Molte più risorse e non saremmo state nelle condizioni di poterlo fare. Quindi, appena quindi non è che c'è si siano fermati, c'è un'interruzione perché si sono spostati a seguire delle emergenze certo. Di frane che si sono verificate nella provincia con il maltempo degli ultimi settimane. A proposito di frane, ci segnalano che a Carignano appunto queste frane hanno causato danni ingenti. Si farà qualcosa per sistemare le strade? Sì, gli uffici sono al corrente, stanno programmando degli interventi, però anche qui parliamo di quegli interventi di manutenzione e le risorse sono sempre quelle, quindi dobbiamo riuscire a distribuirle equamente, però è chiaro che il ripristino delle strade ha una priorità rispetto alle altre. Ci scrivono, ma per riparare la lancetta dell'orologio in piazza non le sembrano eccessivi 18.000 euro? Mi sembrano eccessivi, adesso questa cosa non ne ho ancora parlato con l'assessore Paolini che segue la cosa. Esatto, lo aveva annunciato. Sì. Adesso poi bisogna capire quali tipi di interventi si fanno, perché poi magari uno dice per comprare questa penna si spende troppo, ma in realtà non è una penna, ci sono altre cose, dietro. Magari c'è anche il blocchetto delle penne, le carte, adesso onestamente dobbiamo un tema che una questione che quelli sono annunci che dobbiamo rivedere e parlare con l'assessore. Benissimo. Pronto? Pronto, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Buonasera. Niente, la chiamo da Carignano, come ha già detto, la voglio segnalare. Sì. Che ci sono due frane in movimento, stanno la strada è sempre più bassa, sta andando sempre più giù. E c'è stata la CPL che ha fatto dei bypass per le utenze di gas e acqua, però non si è visto più nessuno. Qui ci sono delle voragini che ogni giorno. Senta, quale via, di quale via parliamo? Parliamo da Carignano, la strada che va a Carignano Paese. Ah, ok. Sì, non ci sì sono comunque due frane... sì. Non so cosa decidete di fare, perché no, qui so non si è visto più nessuno. So che l'ufficio tecnico questa cosa l'ha seguita, si erano anche... Ne avevano sì, ma sì. Adesso domani provo a sollecitare e capire qual è la tempistica che hanno programmato. Certo. Quindi magari se mi lascia il recapito alla redazione qui di Fano TV... Io perfetto. Magari quando è finita la trasmissione mi prendo il numero e domani la richiamo, così le do informazioni più precise. Grazie per aver telefonato. Passiamo avanti con i messaggi. Buonasera. Considerando che in Viale Kennedy è da troppo tempo che non si potano gli alberi e avevo già sollecitato più volte ma non è servito a nulla, possiamo provvedere noi cittadini senza essere multati? Sì, perché alcune volte capita anche questo, che c'è la buona volontà, perché poi alla fine poi mi appartiene anche questo modo di fare. Confesso che dove abito io nella nostra via abbiamo piantato delle piante e ci siamo divisi il compito nella stagione estiva di innaffiarle per seguirle. Perché in fondo la città è la nostra città, è come se fosse la nostra casa, il nostro giardino, e allora anche noi dobbiamo cercare, ognuno di noi, se possiamo, di fare qualcosa. E proprio andando verso questa direzione stiamo elaborando, e la bozza è già pronta, proprio oggi che abbiamo avuto giunta, infatti Giorgia anche ha ascoltato, abbiamo predisposto un regolamento per la gestione dei beni comuni, proprio per dare la possibilità a quei cittadini che vogliono in qualche modo contribuire, dare una mano, aiutare in quelle che possono essere le piccole manutenzioni, le piccole attenzioni anche vicino alle proprie abitazioni, per poterlo fare senza magari incorrere, seguendo ovviamente le regole che vanno sempre rispettate. Sul verde noi abbiamo un ufficio molto attento, però come tutte le cose si parte da un punto... E prima che si arriva in tutto il territorio ci vuole del tempo, perché non è che ci sono 1000 persone che fanno lo stesso lavoro. Però ecco, su questo c'è una programmazione e devo riconoscere che insomma
che stanno facendo anche un buon lavoro complessivamente. Poi è chiaro, come tutte le cose, non si arriva dappertutto e ci sono alcune parti che rimangono più indietro rispetto ad altre. Certo. Sindaco, non si dimentichi dell'aeroporto. C'è qualche novità riguardo? No, le novità sono sempre quelle, nel senso solito. L'attività sta proseguendo, lì c'è... Adesso non si è fatto un passo indietro e non si è fatto un passo avanti. Bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Stefano di San Cesario. Ciao Massimo. Sì, ciao. Ascolta, sì. Ho visto che hai messo in programma la strada della Patuccia da asfaltare e la strada della chiesa che va su fino al cimitero di Ferretto, no? Sì. In questi giorni c'è l'acqua che scorre a Bizzeffe, no? Sì. Bisognerebbe fare un sopralluogo con i tecnici per vedere dove convogliare l'acqua, perché quando è asciutto non riesce a vedere dove c'è l'acqua, in modo da evitare che l'acqua scorre sulla strada e che porta via l'asfalto, capito? Perché sennò è un macello. No, guarda, poi, lo sbaglio che ha fatto la vecchia giunta, che la strada, quella che va da Montegiove, dall'incrocio di San Cesare che va verso Montegiove, l'hanno riparata prima delle votazioni, no? Praticamente hanno fatto il geologo o quant'altro e hanno fatto i drenaggi, hanno speso un sacco di soldi perché si sono lamentati e alla fine con queste piogge è rifrenata ancora. Vuol dire che l'opera non è stata fatta come ci doveva essere fatta, capito? Se si spendono i soldi, si spendono i soldi in modo una volta per tutte, no? Certo, sappiamo che queste strade non hanno il fondo stradale, capito? E perciò non si può fare, però per esempio sotto quella strada bianca che porta la comunità l'hanno riparata gli operai del comune che era frenata, quelli l'hanno riparata con un tubo drenante, non si è più mossa. Capito? Sì. Non è che bisognerebbe fare un sopralluogo per rendersi conto com'è la situazione adesso. Bene. Con le piogge e con la situazione che abbiamo oggi, capito? Okay? Io sono in perfetta linea, perché sono successi degli episodi dove il fosso è diventato la strada. E purtroppo rispetto al passato non c'è più quell'attenzione nel regimentare il flusso delle acque e queste vanno a confluire sulle strade creando quei disastri che abbiamo visto. Allora, su questo io ho detto agli uffici di essere anche severi, nel senso, perché è inutile che noi andiamo a spendere dei soldi, riasfaltiamo la strada e poi puntualmente, dopo qualche mese, con le piogge, specialmente quando sono intense, ci ritroviamo con strade di nuovo impraticabili. Certo. Impraticabili. Allora, anche su questo bisogna tornare alle buone abitudini che c'erano in passato, dove si facevano i giusti fossi che dividevano e in qualche modo regimentavano il percorso, il flusso delle acque, perché altrimenti rischiamo di perdere risorse. Allora su questo faccio mio l'invito, ma che nei fatti è già proprio degli uffici competenti, di fare dei sopralluoghi, di prevedere il flusso delle acque, perché altrimenti rischiamo di non spendere, non utilizzare al meglio le risorse, visto che siamo in una fase difficilissima e le risorse non ci sono, quello che non ci possiamo permettere di non utilizzarle al meglio. Assolutamente. Ci dicono che da anni non state inserendo via Fanella tra le asfaltature. Allora, su questo allora, qui ci sono una parte, era già stata indicata dalla precedente amministrazione e quindi abbiamo dovuto mantenerla, anche perché erano strade che necessitavano. Altre le abbiamo inserite noi con la nuova programmazione, quelle che erano in una situazione proprio di impraticabilità, che avevano anche avuto danni ingenti col maltempo passato. Via Fanella è una di quelle priorità che ho nella lista dell'elenco delle strade che voglio inserire nel momento in cui aggiungiamo ulteriori risorse per le asfaltature. Che ripeto, anche qui se ci dovessero liberare un po' di quote di patto di stabilità ci consentirebbero di, perché le risorse, ripeto, le abbiamo, e via Fanella, perché c'è la parte che è rimasta vicino ai lavori degli interquartieri che è in uno stato pietoso, perché anche lì io vado, ci passo spesso e anche ci sono tante persone che la frequentano anche in bicicletta, quindi si presta a un tasso di pericolosità alto proprio per le sue condizioni. Per cui via Fanella, in quelle successive, è una tra quelle che ha la priorità, come alcune strade che sono a Gimarra, come a Rosciano. Insomma, ci sono alcune strade interne ai
quartieri che hanno una necessità di un intervento straordinario, non soltanto quello di andare a ricoprire le buche. Per cui è una consapevolezza che abbiamo, è una delle priorità. Bene. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono una signora di Fano e sto qua giù nella zona di Sassonia, più o meno la zona dell'ex poligono militare. Sì. Io volevo sapere per quale motivo, che sono anni e anni che non viene più ripulito il poligono militare, praticamente è pieno di erbacce, sterpaglie e anche di animali, perché logicamente non essendo pulito, e oltretutto diciamo che è una zona, a parte va bene che tutto c'è il degrado, naturalmente è una zona di mare, e diciamo che anche l'entrata nella città verso il mare, prendendo il cavalcaferrovia, quello nuovo. Sì. Questo poligono sono anni che non viene più ripulito, ma la giunta non ha intenzione di ripulirlo oppure? Bene, no, grazie signora. Lì addirittura c'è un progetto di 900.000 euro per la realizzazione di una pista, che è la cosiddetta, una parte della cosiddetta strada delle barche, che congiunge il ponte con Viale Ruggeri. È un intervento di 900.000 euro di risorse europee, che vanno anche a rinforzare Viale Ruggeri. Il problema è che purtroppo in questo momento la sovrintendenza ha espresso un parere di diniego verso quel progetto. Noi abbiamo presentato ricorso, perché queste risorse, queste 900.000 euro, sono risorse che dobbiamo utilizzare entro la fine anche queste del 2015, impegnare, perché altrimenti si rischia di perderle. E ovviamente con un intervento di quel tipo c'è anche la manutenzione e la sistemazione del verde. Fatta questa affermazione, in ogni caso con l'arrivo dell'estate tende a crescere, c'è anche la parte ciclabile del ponte, che se non viene tagliata sono i rovi che vanno, poi disturbano anche le persone che passano con la bicicletta, quindi quella rientrerà in quella manutenzione del verde che si farà da maggio in avanti. Invece per quanto riguarda la Darsena Borghese? Darsena Borghese, che anche è lì c'è un po' di degrado, sì, c'è, che non è curato. Che è una bella cartolina della nostra città, è veramente bella. Noi abbiamo già detto che avremmo spostato le vele, che secondo me non sono nel loro posto, in qualche modo rendono meno bella quello spazio, quella cartolina di città, che poi è una porta d'ingresso della città. Quindi posso già confermare che le vele verranno trasferite, le nostre pratiche sono tutte a posto, aspettiamo e verranno trasferite verso Pesaro. Dopo, diciamo, Gabellini, la concessionaria, sì, della zona di verde, perché quella deve essere un'informazione, uno strumento di comunicazione per chi viaggia, per chi entra nella città. E stiamo aspettando che l'ultimo atto per poter eseguire questo spostamento è un nulla osta delle ferrovie, perché lì siamo proprio vicino alle ferrovie e per portare le vele occorre questo nulla osta. Però penso che sia, è rimasto soltanto quello. Per il resto ormai è una cosa certa, fatta. Dopodiché dobbiamo pensare come intervenire, se non, comunque con un piccolo intervento, perché togliendo le vele poi rimane tutta una situazione, non voglio dire di degrado, perché adesso degrado è una parola forte, però la Darsena Borghese ha bisogno di una ristrutturazione anche importante, che non saremo in grado di fare, però alcuni interventi per renderla più accogliente, più bella per i visitatori, ma per noi stessi, perché poi il Darsena Borghese è una risorsa, è un patrimonio di tutta la città. E qui voglio ringraziare anche l'Associazione Marinai d'Italia, che la gestiscono, che la tengono in ordine e valorizzano questo patrimonio. Però ecco, posso confermare che le vele sono questione di tempo. Benissimo, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego, dica pure. Sono Alessandri. Volevo, sì, parlare col sindaco per la questione di una bacheca qui nella zona Trave. Sì. Hai sentito chi sono? No, adesso non ho capito, scusa. Alessandri, il vecchio della provincia. Ah, sì, 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 come no, no, come no. Da sentire. Persona che stimo molto, fra l'altro. Puoi alzare, eh? No, dico, una persona che stimo molto sei. No, da sentire. Sì. Io
qui per 4-5 legislature, per il popolo qui della Trave, per il quale mi sono dato da fare anche per cose tue, eccetera, lasciamo perdere. Comunque il discorso è che non sono mai riuscito a mettere su una bacheca per i manifesti funebri. Sì. No. C'è il posto che secondo me, come tecnico, è lì dove c'è il parcheggio e dove c'è anche i secchioli dell'immondizia sopra il marciapiede, per mettere una piccola bacheca per mettere i manifesti funebri, perché tutto il popolo qui della Trave è costretto ad andare a Fano fino alla chiesa di San Pio X, fin qua, per vedere se è morto qualcuno vicino casa. Insomma, io per 5 legislazioni sono giù, fa questo piacere, perché si vengono tutti a lamentarsi da me come se io fossi stato un vecchio dipendente della provincia, posso mandare qualcosa, invece non comando niente più, e niente da fare. Ti rivolgo a te se puoi fare questo favore. Sì, guarda, allora intanto c'era un problema simile a Fenile, dove esatto. Penso che l'abbiano già sistemato, se non l'hanno fatto lo devono fare. Non abbiamo avuto altre segnalazioni, quindi probabilmente... Perché ero intervenuto con la Duomo, che è intervenuta a sistemarla. Bene. Spero che l'abbiano fatto, adesso io non ho avuto modo di venire. Mi avevano, questa è la questione di tempo. Onestamente quindi. Mi avevano richiamato che non era stato ancora eseguito, poi ho risollecitato e mi avevano garantito che nel giro di qualche giorno sarebbero intervenuti. Quindi quello lo do per... problema risolto. Esatto. No, questi sono piccoli problemi oggettivamente. E qui adesso ho capito, mi sembra di aver capito qual è lo spazio. E adesso ne parlo subito con la Duomo, cerchiamo di capire come fare, perché penso che quello sono quelle piccole attenzioni, ma che fanno bene alla gente, sono dei servizi poi alla fine, informativi, e penso che si possa fare. Quindi ringrazio Alessandri per il suggerimento, per l'indicazione, lui è anche un tecnico, quindi se ne intende, per cui si è suggerito quello spazio, sicuramente è idoneo. Pertanto, ecco, me lo sono segnato adesso con i tempi che occorrono. Certo. Bene, ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, ma prima Giorgia salutiamo a te, grazie per essere stata con noi. Ti sei grazie segnata mille. Qualche sì, appunto? Sì. Ecco, se fossi davvero tu sindaco della città di Fano, a che cosa daresti la priorità? Ai giovani, perché sono il futuro delle persone in pratica, siamo il futuro dopo. Quindi di continuare ad organizzare iniziative per loro. Sì. Bene, grazie ancora per essere stata con noi, speriamo insomma che di questa giornata ti possa rimanere davvero tanto ovvio. Importante. Grazie. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Giorgia. Ciao. Ciao. E allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, fra poco. Ben ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Dunque, continuiamo a leggere alcuni messaggi e segnalazioni dei nostri telespettatori. Ci dicono che l'illuminazione della strada che porta al cimitero di Rosciano è assente, così come quella del porto. Lì effettivamente ci sono dei problemi da circa un mese. Sì, ecco, sono assenti perché non ci sono i lampioni. Oppure no, i lampioni ci sono. Sono, ma non funzionano. Esatto. Allora no, questo è un problema che... va sollecitato va per adesso... quanto riguarda il porto, sì. Invece quella del cimitero no, credo che siano proprio assenti. Allora, per quello che riguarda il porto, domani segnalo subito la cosa all'ASET, perché è ASET che ha la gestione dell'illuminazione. Per quello che riguarda invece Rosciano, lì è un problema di installazione di nuovi punti luce, e questo oggettivamente, devo dire la verità, in questo periodo non siamo nelle condizioni, perché certo. Significa oltre alle risorse dell'investimento c'è poi anche un aumento di consumo che in questo momento non possiamo sostenere. Però ecco, è una di quelle strade che comunque è molto frequentata, che ha delle attenzioni da parte nostra, però dobbiamo dire le cose per ci quel che sono. Ci sono altre emergenze. Esatto. Mentre per i punti luce invece che non funzionano, che hanno un guasto, su quello non va bene, mandiamo subito un operatore. Però ecco, porto un po' generico, ha indicato quale... Dunque ci siamo stati anche noi, ce ne siamo occupati, per intenderci, dal pesce azzurro fino proprio... Beh, lì è centralissimo. Porto, quindi... Sì, sono quei 30 metri, 40 metri di strada. Sentiamo che c'è il telefono, pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Prego, dica pure. Pronto? Sì, la sentiamo. Buonasera. Ah, buonasera. Buonasera. Sono Marcucci. Telefono per sapere come
come mai davanti all'ingresso delle scuole elementari Luigi Rossi e Asilo Galizzi sostano sempre delle automobili? Sì, abbassi cortesemente il volume del televisore. Quando passa qualche macchina. Ha capito? Sì. E ora io so che c'è un'ordinanza che fa divieto di parcheggiare a distanza di meno 15 metri dall'ingresso delle scuole. Bene, grazie, sì, per la segnalazione. Ringrazio per la segnalazione, faremo fare una visita dei vigili che interverranno, sono delle regole che vanno rispettate, quindi certo. Dovrò segnalarlo. Ci sono arrivati diversi messaggi per quanto riguarda la passeggiata dell'Isippo, dicono che la parte iniziale, più che altro quella a sinistra verso i Capannoni, dicono è pietosa, sporcizia ovunque, immondizia, insomma degrado, sì. Anche qui. Sì, anche lì due parole le voglio spendere, sì. Ovviamente come molti sapranno il porto ha un piano regolatore che prevede degli interventi di privati e ci sono delle opere di urbanizzazione che devono essere realizzate e queste devono essere realizzate fra l'altro entro giugno e tra queste opere di urbanizzazione è prevista anche la riqualificazione della passeggiata dell'Isippo, quindi se c'è i privati che vogliono investire hanno manifestato la volontà di intervenire, quindi se ciò è confermato posso dire che i lavori saranno fatti a breve. Bene. Al job non ho trovato corsi gratuiti per disoccupati per mancanza di risorse, pensate di stanziare dei fondi a breve? Questa è una competenza non del comune, è una competenza della provincia che io ho seguito in passato, quando ho avuto modo di avere la responsabilità dei job della provincia, onestamente avevamo programmato diversi percorsi formativi per disoccupati, sì. Gratuiti. Adesso onestamente non ne sono più parte integrante, quindi queste cose mi sfuggono, ma conoscendo la materia penso che ancora non vi sia stata una programmazione perché quei percorsi sono fatti e organizzati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che è dedicato proprio a questo. E la programmazione, la nuova programmazione è in atto in questa fase, nel senso vi è avvenuta la linea della nuova programmazione, ma l'attuazione parte sempre in un secondo momento con un semestre di ritardo rispetto alla programmazione. Quindi penso che sia quella la causa, però ripeto, è una competenza specifica della provincia, ma anche qui rientriamo in un altro capitolo purtroppo triste, che è la riorganizzazione delle province con il trasferimento di competenze, in questo caso alla regione, per cui la testa che decide anche l'organizzazione e l'utilizzazione di queste risorse non sarà più in territorio, ma rischia di allontanarsi e questo ovviamente non porta dei benefici. Rischiamo di non poter più coordinare, fare la regia sull'utilizzo di quelle risorse che sono risorse importanti per il territorio. Ci segnalano anche un problema del traffico in via Prima Strada a Bellocchi. Sì, pronto? Buonasera. Non sento niente. È il bello. Buonasera, noi la sentiamo, lei ci sente? Hai abbassato? Non sento. Esatto, sì, si abbassa il volume del televisore. Pronto? Sì, sì, noi la sentiamo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Tonucci Paolo. Sì. Volevo chiedere una cosa al signor sindaco. Sì. Io qui in via del Bersaglio, sì, c'è una porzione di un'abitazione, sì, che è 30 anni che è chiusa, praticamente è cadente ed è transennata da una plastica rossa. Ora praticamente dico, qualsiasi cittadino o politico che gira per Fano o in macchina o in bici si accorge di questa situazione schifosa. In più da questa abitazione escono dei ratti, dei topi, anche tossicodipendenti, anche dei migranti che dormono dentro. Allora abbiamo aperto anche le forze dell'ordine ma senza nessun risultato tangibile. Poi un'altra cosa che volevo parlare è di quel monumento nazionale del poligono di Tiro che è tenuto proprio pieno di rovi, una cosa
brutto da guardare, da passare, anche un turista che passa per di qua e dice ma dove siamo capitati qui? Voglio dire, è una cosa che dovrebbe essere controllata e pulita. Bene, grazie per la segnalazione, sindaco. Sì, adesso mi sono preso l'appunto in via del Bersaglio, adesso la situazione ho capito perché l'ho vista, devo verificare con l'ufficio competente qual è la reale situazione e come si può intervenire. Adesso onestamente non sono in grado di poter dire le cose più precise. Certo, ci segnalano delle buche in via Turati, ancora al cimitero dell'Ulivo che non si può entrare con l'auto con un disabile. Al cimitero dell'Ulivo comunque ci sono, no, c'è un'auto privata disponibile. No, sì, c'è un'attenzione verso chi ha delle difficoltà motorie, quindi c'era un mezzo elettrico che poi purtroppo ogni tanto si guasta, però avevano messo a disposizione un'auto e in alcuni casi avevano anche dato l'autorizzazione ad avvicinarsi. Adesso il caso specifico non lo conosco, però c'è un'attenzione verso questa esigenza al cimitero dell'Ulivo, anche perché lo spazio e la struttura lo consente. Certo. Adesso mi fa strano, però ripeto, sì, le cose possono sfuggire, magari... È capitato. Sì. All'asilo di Falcineto ogni volta che piove il cortile è allagato, l'accesso all'asilo è impraticabile. Può intervenire qualcuno? Ecco, anche quello lo conosco bene, e, beh, è nostra competenza, adesso vedo, magari penso sia un problema di ghiaia di portare... Ok, per la tassa di soggiorno, in campagna elettorale si toglieva, ora si parla di applicarla alle persone che vengono a Fano per lavoro. Allora, che se questo cosa è successo qua? Non è successo nulla, quando si lavora sul bilancio, ovviamente... Chi ci lavora cerca di seguire le cose, se ne parla in giunta, ci si confronta, poi ogni tanto qualcuno esce con delle battute oppure arriva qualche informazione distorta. Anche oggi pomeriggio abbiamo avuto un incontro per la Fanno dei Cesari, per alcuni eventi per l'estate e abbiamo parlato anche di questo. Insomma, noi non abbiamo deciso di aumentare nulla. E ogni cosa, specialmente per quello che riguarda la tassa di soggiorno, la condividiamo e la prendiamo in esame con gli operatori. Ma per quello che mi riguarda penso proprio che non si cambi nulla, rimanga un po' le regole che sono attuali in questo momento. Invece faremo in modo che tutti coloro che la devono pagare la paghino, questo sì. Bene, ciao, sono Federico da Fano, non capisco perché ancora in una città importante come Fano non ci siano piste ciclabili e chiede anche perché non prendete esempio dalla vicina città di Pesaro. Tra l'altro anche qui per quanto riguarda la Notte Rosa ci sono dei progetti sulle piste ciclabili, sì, dei collegamenti. Allora mi fa piacere, noi prendiamo ad esempio da chi fa meglio, da chi ha fatto meglio. In questo caso Pesaro va riconosciuto che negli anni ha realizzato percorsi ciclabili importanti, molti chilometri. Noi siamo partiti e questo porta anche la mia firma, anche perché l'avevo seguito anche quando ero in provincia, il tratto Fenile Trave che si sta realizzando. Illumineremo il tratto a brevissimo per l'estate, il tratto Fano Fosso Seiore. Stiamo ragionando per risistemare un percorso ciclabile che porti dalla zona Arzilla fino al mare, per mettere in sicurezza dalla Paleotta, per metterla in sicurezza. Ovviamente noi dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo, però stiamo lavorando per progettare tutta una serie di piste ciclabili per poi poter concorrere nella ricerca di finanziamenti per poterle realizzare. Per cui sta nel nostro percorso, sta nei nostri obiettivi e penso piccoli segnali in questo senso ci siano già stati in questo percorso. Però va ricordato che per realizzare piste ciclabili non ci si improvvisa, vanno realizzati i progetti e purtroppo in questo momento nell'amministrazione i progetti esecutivi sono veramente pochi. Quindi noi abbiamo già iniziato a programmare tutta una serie di progettazioni che teniamo pronte per concorrere, perché sulle piste ciclabili spesso capitano opportunità per avere risorse. E ci chiedono sulla tratta Fano Urbino, ferrovia o ciclabile? Beh, questo è un discorso, un dibattito infinito. Io ho sempre sostenuto che tutte e due le ragioni sono ragioni valide.
sia il ripristino del tratto ferroviario, che è un servizio che collega Urbino con la costa, come è un progetto straordinario e affascinante il trasformare quel percorso in pista ciclabile in un'area verde che collega, per quello che riguarda la città di Fano, i quartieri. Io sono dell'idea che non va compromessa la possibilità di ripristinare in futuro anche la ferrovia, ma la cosa che da sindaco dico, l'unica cosa che non possiamo permetterci è che rimanga così, che non si faccia nulla, vada ulteriormente in degrado. Allora la cosa più immediata potrebbe essere proprio quella di trasformarla, magari senza compromettere la struttura alla base del tratto ferroviario in ciclabile. Su questo poi ovviamente parliamo di un percorso che riguarda più comuni, perlomeno da Fano a Fossombrone. C'è un movimento che è molto sensibile al ripristino della tratta ferroviaria. Questo è un progetto. Sono previsti anche incontri. Anche incontri, però ecco, okay. Qui c'è un tema vero che si richiedono risorse importanti, significative, e se non c'è una politica governativa che va in quella direzione, diventa un'illusione. È difficile, è impossibile realizzarlo, perché parliamo di interventi di oltre 100 milioni di euro con costi di gestione molto alte. Bene. Per cui ecco, per quello che mi riguarda, io dico l'obiettivo è non lasciarlo in degrado, e sappiamo anche che Società Ferrovie dello Stato intende liberarsi di quel sedime, perché è stata a suo tempo declassata da tratta ferroviaria, non è più una tratta ferroviaria, anche se ultimamente vi è stata una mozione in Consiglio regionale che ha rivisto questa posizione. Sì, esatto. Però siamo in campagna elettorale, allora le cose sono mutevoli. Quindi... Certo. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera. Sono D'Agata Mario, mi riceve? Scusi? Sì. Pronto? Sì, 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 la sentiamo. Ecco, volevo segnalare la situazione dell'ingresso di Fano proveniente da Ancona, praticamente da Ponte Metauro fino alla caserma dei Carabinieri, la stazione. Sì. Io non mi riferisco alle cariatidi che ci sono lì, ex edificio oppure Mulino Albani, ma mi riferisco a fossi e scarpate, piccole scarpate che sono, non so da quanto tempo che non sono pulite. I fossi non sono più spurgati da anni, quando piove sono sempre pieni. Bene, abbiamo capito insomma qual è il sì, problema. Sì, io do diciamo la zona Fano Sud. Situazione razzi, sì. Non vi dico. Comunque, signor Sindaco, se può far fare una passeggiata a quelli dell'Ufficio Verde, oppure anche, non so, dei lavori pubblici, per vedere cosa c'è bisogno. Grazie. Grazie a lei. No, questo è un problema che c'è, però voglio anche ricordare che in questi mesi abbiamo fatto una serie di interventi importanti sulla pulizia dei fossi. Ci sono stati sia di pulizia ma anche di innalzamento degli argini, e se onestamente in certi momenti anche di pessimo tempo, di piogge importanti, non è successo nulla, è perché siamo intervenuti, c'è stata un'opera di prevenzione, perché poi noi siamo abituati a gridare alla critica, allo scandalo quando succedono le cose. Quando non succedono, giustamente non si dice nulla, però molte volte se non succedono è perché ci sono stati degli interventi. Mi viene in mente ad esempio la zona di Rosciano, dove luglio dell'anno scorso, io mi ero appena insediato, si era allagata, aveva fatto parecchi danni. Sì. Lì siamo intervenuti, si è alzato l'argine, e grazie a quell'intervento non si sono riverificati episodi in certi momenti, specialmente in una giornata particolarmente piovosa, dove veramente è arrivato fino al punto dell'argine. Quindi, ma abbiamo fatto diversi interventi sia scendendo da Camminate, venendo dalla Flaminia, da Cucurano, Carrara, quindi gli interventi sono stati diversi. Ovviamente anche i fossi sono tanti, e abbiamo fatto un piano di intervento che gradualmente andremo a sistemare. Bene. Dunque vorrei leggere un attimo questo messaggio, un appello a tutti i cittadini nell'avere più attenzione nel non gettare rifiuti dalle auto. La situazione dei fossi ai lati della statale tra Fano e Pesaro è vergognosa e non degna di un comportamento civile. Sentiamo chi ha il telefono. Alcune volte ci facciamo del male da soli. Esatto, esatto, con un po' di buon senso. Non c'è rispetto, questo è un aspetto che a me, adesso colgo questa occasione,
come quelle persone che sono andate a bucare le gomme delle macchine del comune, è come se uno andasse a bucare la gomma della propria macchina. Ecco, questa concezione che le cose di tutti non sono di nessuno è un errore, vuol dire non voler bene al proprio, alla propria città, al proprio patrimonio. Purtroppo non sono stati trovati responsabili. No, purtroppo no. E quindi ringrazio anche questo cittadino che richiama anche questo senso civico che dobbiamo recuperare tutti. Ecco, queste telecamere verranno installate allora, nella città? Alcune telecamere, sì, proprio oggi ho ricevuto la nulla osta della prefettura, perché come molti non so se lo sanno, ma ad un piano di installazione di telecamere ci deve essere l'ok di chi è competente, certo. Quindi delle forze dell'ordine e della commissione che sta all'interno della prefettura. E qui sono arrivate delle risorse regionali grazie ad alcuni consiglieri regionali, perché poi bisogna anche riconoscere i meriti di chi fa avere delle risorse per l'installazione di alcune telecamere alla stazione. Ma abbiamo, penso di averlo già detto anche la volta scorsa, fatto anche un piano, sempre su indicazione, infatti anche queste lettere ci danno indicazioni di altre installazioni, di altre telecamere, che ripeto, le telecamere non sono un deterrente sulla criminalità, sono utili alle indagini nel momento successivo, ma sono importanti. E su queste noi programmeremo degli interventi, l'installazione ogni anno, ovviamente con le capacità che abbiamo, non è che possiamo mettere 10 telecamere ogni anno, però ogni anno vogliamo aggiungerne alcune. Certo, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. E voglio fare una domanda al signor sindaco, sì. Per favore. Prego. Dunque, noi abitiamo in Viale Primo Maggio, dal ponte della Liscia al ponte dell'Argilla, è un chilometro maledetto. Non c'è un marciapiede agibile. Noi passiamo, dobbiamo passare sì, per forza statale, lì, insomma. In quella strada per entrare nelle nostre case. Ecco, lei non so se... Se riesce a capire dove è. Ah, sì, guarda, quella è una strada che io ho fatto per tanti anni. Ecco, allora non c'è più un marciapiede agibile. I camion ci ritroviamo dentro casa, perché adesso i camion non sono più camion di una volta, sono camion, sono dei tir lunghissimi, sono dei camion molto grossi. Noi abbiamo una fermata della corriera di fronte a casa nostra, che non riusciamo molte volte a uscire, perché la corriera passa adesso ogni 5-10 minuti e si fermano tutte. È possibile che non si possa fare qualcosa, una miglioria, qualcosa di diverso? Bene, grazie signora. Sì, grazie, quella, a voi. Grazie signora. Beh, effettivamente queste sono quelle strade trafficate con le abitazioni ai lati dove non c'è margine anche per interventi particolari, anche un marciapiede non vedo tanto spazio. Onestamente adesso non saprei neanche come rispondere perché... sono interventi, bisogna capire adesso oggettivamente, io non sono tecnico perché poi ognuno deve fare il proprio mestiere, però sono consapevole del tasso di pericolosità che c'è, specialmente in estate dove si va molto con la bicicletta, si va al mare, si va dai, ovviamente sono quartieri vicino al centro per cui tendenzialmente si cerca di non usare la macchina e insomma non a caso sono stati anche incidenti importanti in nella zona, nell'incrocio anche di Viale Primo Maggio. Ci segnalano dunque strisce pedonali su via 4 novembre, inoltre via Fanella si possono mettere cartelli per limitare la velocità, così anche in via della Fornace, ce l'hanno segnalato, poi magari ovviamente sì. Le passiamo tutte queste sì. Segnalazioni. Oltre alla rimozione delle vele, perché non continuate sulla statale a dare una sistemazione? Qui si riferiscono anche ai marciapiedi. Segnaliamo. Sì, sono tutte quelle cose di manutenzione che ovviamente richiedono risorse, cioè. Si certo. Deve fare un programma nel tempo, è inutile, non si è in grado di risolverli tutti nell'arco di un breve sì. periodo. Il Ponte Vecchio al Lido verrà spostato? Allora, il Ponte Vecchio al Lido, qui dobbiamo ragionare su due possibilità. Una possibilità è quella di spostarlo più a monte, lì c'era stata anche una proposta della consigliera Fulvi, che può diventare anche un percorso che porta alla Darsena Borghese sì. diciamo, dalla parte bassa di... orientale, diciamo, sì. verso il molo. Oppure lo smantelliamo. Ci stiamo ragionando proprio in queste ore perché dobbiamo capire le risorse che occorrono. Perché il semplice trasferimento non è sufficiente, richiede una manutenzione, una stabilizzazione per evitare dei cedimenti, perché è un ponte ormai vetusto che ha necessità di interventi. Quindi noi non abbiamo in questo momento le risorse necessarie per poter fare quel tipo
l'intervento, sia di trasferirlo, installarlo e l'intervento di manutenzione, che comunque diventa importante, perché qui parliamo della sicurezza delle persone. Stiamo ragionando anche di fare un bando, come abbiamo fatto per il nuovo ponte, per l'illuminazione, sì, attraverso una sponsorizzazione. Stavamo ragionando se provare a perseguire un percorso di questo tipo o al limite lo smantelliamo, certo, però ecco, non ha senso mantenerlo lì. Oltre a segnalarci delle buche nella strada che porta a Villa San Biagio, è appena arrivato un messaggio chiedendo che cosa si vuole fare con il nautofono. Sì, il nautofono io lo vorrei riportare, adesso esatto, parliamo... l'ha sempre poi dichiarato. Sì, sì, sì. E, fra l'altro alcune persone me l'hanno segnalato, anche su Facebook, con alcune ho anche risposto. Colgo l'occasione di questo strumento per scusarmi con quelle persone che mi inviano dei messaggi su Facebook, sulla posta privata, perché sono veramente tanti. Io cerco di rispondere personalmente, ma non riesco a farlo in tempo reale. Mi si accumulano, alcune volte rispondo in ritardo, però lo faccio io personalmente, non lo delego ad altri. E se qualche volta mi è sfuggito qualcuno, perché nell'accumularsi il numero di messaggi mi può sfuggire, certo, me ne scuso, però io ci metto la buona volontà e cerco di rispondere veramente a tutti, ma i cittadini sono tanti che usano giustamente questo strumento per comunicare con il sindaco. Io lo faccio rispetto a tanti altri che fanno finta di farlo, magari c'è qualcuno che lo fa per il sindaco, nel mio caso rispondo io personalmente, però ecco, con i miei tempi, che sono quelli di una persona umana. Certo, gli ultimi minuti, Roberto ci pone due domande. Uno, se è previsto un piano di interventi per riqualificare e sistemare la piazza di fronte alla biblioteca. La seconda, se è previsto un programma di eventi musicali e culturali. Qui insomma già ci avete lavorato, sì, dall'anno scorso. Sì, no, c'è una programmazione, ripeto, purtroppo anche per quello che riguarda le risorse per le manifestazioni, gli incentivi per queste, rientrano nel bilancio ordinario, come dicevo in apertura. Noi siamo vittime, nel vero senso della parola, di forti tagli e di minori risorse a disposizione, quindi anche su questo dobbiamo razionalizzare molto, ottimizzando tutti quegli eventi e soprattutto avendo la capacità di coinvolgere quelle intelligenze e quelle disponibilità che la città mette a disposizione proprio per mantenere una qualità e anche una quantità di offerte musicali e culturali, che sono al plurale ovviamente, che non riguardano solo una disciplina musicale, però ecco, c'è attenzione, perché questa, devo riconoscere, è una città che negli anni è cresciuta ed è vivace e piace anche per questo, per, certo, cui dobbiamo, pur nelle difficoltà, cercare di mantenere un buon livello. Dunque, ci chiedono un limite di velocità nella strada comunale San Michele, lo stadio Mancini, che è stato lasciato in degrado, e ancora per quanto riguarda la realizzazione delle case popolari di via Pisacane, sarà possibile assegnarle a sfrattati di Fano? Che tra l'altro poi è uscito oggi un bando per gli sfratti di morosità incolpevole. Sì, c'è questo, un bel passo in avanti, un aiuto che adesso non riprendiamo perché anche occhio alla notizia, esatto, ha dato adeguata informazione. Beh, penso che l'ERAP ci abbia comunicato che la consegna delle chiavi avverrà intorno al 24-25 aprile di queste case, e queste vengono affidate attraverso dei bandi, quindi non è l'amministrazione che le affida attraverso l'amministrazione dell'ufficio casa, però è ERAP che gestisce questa, e ci sono delle regole che noi rispettiamo, dei regolamenti. Certo, purtroppo siamo al limite, dobbiamo chiudere qua il nostro programma, ci sono tante segnalazioni che non siamo riusciti a leggere, le comunque le passeremo. Sindaco, grazie per essere stato con noi, ci saluti Giorgia, se insomma, la rincontrerà anche spero nei prossimi giorni. Spero che non mi voglia giorni. Male, perché le ho fatto fare una giornata veramente intensa, ma penso che per lei sia stata un'esperienza importante, anzi rivolgo un appello a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento: chi volesse fare questa esperienza in una giornata di maggio o di giugno lo può comunicare ai numeri che avete indicato, che penso siano in sovrapposizione, eccolo, o alle mail del comune, in modo tale che poi vi ricontatteremo e sceglieremo una giornata di maggio, che sarà la prossima,
per fare questa esperienza, che è un modo così per avvicinare il cittadino e per far comprendere anche cosa fa un sindaco, esatto, quelle sono le sue difficoltà, perché il sindaco è una persona con i suoi limiti, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con la sua pazienza, che in questo caso credo ce ne vuole tanto, perché è il momento difficile. Io sono consapevole, ho mia figlia che una volta, sai, mi lamentavo perché effettivamente mi è cambiata la vita. Le giornate parto, accompagno i figli a scuola, magari torno che dormono tutti. Allora mi ha detto: non ti lamentare perché lo sapevi, ma onestamente non pensavo che fosse un impegno così gravoso, ma mi rendo conto che è figlia anche del momento che viviamo. Però ecco, anche queste iniziative che vogliono essere simpatiche ma anche serie, perché è un modo per avvicinare, per non allontanare e fare in modo che la gente sia meno diffidente, perché alla fine l'amministrazione comunale siamo tutti noi ed è un'istituzione molto vicina al cittadino, ci si conosce, non è magari come quelle istituzioni che sono lontane, dove magari ci sono anche brutte abitudini. Qua tutto sommato, nelle difficoltà, però cerchiamo di fare veramente il bene di questa città a cui vogliamo bene. Per cui ecco il senso di questa iniziativa, per cui mi fa piacere se persone vogliono fare questa esperienza. Assolutamente. Grazie ancora al sindaco di Fano Massimo Seri, grazie per essere stato con e noi. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie appunto ai nostri telespettatori per averci seguito, arrivederci e buona serata a tutti.